E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo ottavo e penso anche ultimo episodio del Walkthrough di Anthem. Nello scorso episodio abbiamo assistito al crollo di Aluk che si sentiva quasi trascurato dal fatto che non riusciva più ad utilizzare il suo strale e dopo una piccola sfuriata ci siamo riusciti a riappacificare e a ristabilire il rapporto che c'era un tempo. Nel frattempo abbiamo anche incontrato Owen che è stato punito dal dominio per non riuscire a far funzionare lo strale dell'Aurora. E da questo momento Owen viaggia da solo verso una meta sconosciuta. Nel frattempo però abbiamo visto che un minimo di quel rapporto di amicizia che c'era è rimasto, infatti lui stesso ci ha donato uno dei suoi catalizzatori, ovvero un catalizzatore dello strale dell'Aurora, da mettere sul nostro strale in modo tale da poter accedere al cuore della furia. Quindi ragazzi, detto questo, io direi subito di iniziare e andiamo a parlare con Aluk Fey. Funziona. Funziona. Sì. Attiva. Ci sono novità? Sì, ottime. Guarda. Sei pronta? Fantastico, ce l'hai fatta. Già. E il tuo? Non ne serve uno anche a te? Aluk non ti seguirà nella tempesta con il suo strale. No. No, l'altra volta il vettore ha resistito alla tempesta. Mi assicurerò che lo faccia ancora. Ehi. Cosa succederà quando sentirò l'inno? E se perdessi la ragione? Non succederà. Forti da soli, invincibili insieme. Dove l'hai sentita? Su, non c'è tempo da perdere. Il dominio è in movimento. Bene, lo scrutatore pensa di aver vinto. Gli faremo una sorpresa. Avanti, specialista. Scriviamo una nuova leggenda. Essere lanciati dalle scale in un barile. Resisti un po' di più, ok? Il vettore non può andare oltre. Non resisterà. Fey. Sto bene. Sto bene. Preparati. Il cuore della furia peggiora. Esatto. Forse si sta espandendo. Lo scrutatore armeggia con il cenotafio. Wow. Venti impazziti. Fai attenzione all'Empireo. Hai già incontrato la fauna. Osserva le ombre. Capirai se stanno per attaccare. Ok. La corrente che viene dalla lava disturberà i propulsori. Dovrai muoverti più veloce che puoi. Rilevo dei vettori. Le sentinelle di Tassin, credo. Sono lontane. Siamo soli contro il dominio. Bene. È un lavoro da specialisti. Come sempre. Strale 1 pronto? Al vostro segnale. Ti copriamo le spalle. Tu va lì e fatti valere. Ok ragazzi, siamo ufficialmente nel cuore della furia. Iniziamo quest'ultima missione. Squadra, rispondete. Non riesco a concentrarmi. Sono con te, ma è difficile pensare. Cerca di resistere, Fey. Non preoccuparti per noi. Fey è riuscita a intercettare le comunicazioni del dominio. E io tengo d'occhio il tempo. Se dovesse muoversi qualcosa ce ne accorgeremo. Tu concentrati sulla missione. Vedete ragazzi che Fey come... Non riesco a credere di essere di nuovo qui. Puoi farcela. Dirigiti verso le rovine della città, sulla collina. Dicevo, Fey come tutti... Cercano di respingere le sentinelle di Dassin. Hai affrontato situazioni ben peggiori di... Camisare, sono due questi. Fey, dicevo, come tutti quanti... I codificatori subisce particolarmente l'effetto dell'inno, infatti è spaventata, confusa, non riesce bene a controllarsi, insomma avete visto che... Anche c'è lo scrutatore, ma come l'ha accorto? Dicevo, come tutti quanti i codificatori, ha un particolare effetto l'inno su di lei. Già, ma puoi farcela. Tieni duro. Via, libera. Ottimo lavoro. Resta addosso allo scrutatore. Non sappiamo, ragazzi, cosa aspettarci dallo scrutatore, perché sappiamo che ha bene o male preso il controllo del cenotafio ormai, ma non sappiamo fino a che punto. Tutto questo suona familiare.
Tra l'altro la mappa è ovviamente la stessa dell'inizio della campagna. Dove iniziamo andiamo a finire, ragazzi, l'elemento. Oddio mio, c'è un titano grosso. È strano rivivere tutto questo per la seconda volta. Beh, questa volta conosci i punti deboli di questi mostri. Io dico di prenderci la nostra. Camiseria quanta gente! No, ho sbagliato. Ok raga, i titani sono duri da buttare giù, quindi penso che questa parte la vedrete molto molto poco. Ok, il titano è morto. L'agonia di quella carogna è stato uno degli spettacoli migliori a cui ho assistito. Continua così. Ci sono altri soldati del dominio davanti a te. Siamo nel cuore della furia. Più in profondità di quanto qualunque specialista sia mai arrivato prima. Fei, stai bene? Alok, riesci a sentirmi? Fei è... Qualche problema. Hai perso la tua codificatrice. Eventi deboli soccorrono sempre a Linno. Eppure lei ce l'aveva messa tutta. Non preoccuparti. Sei liberato. Ci vediamo presto. Non vedo l'ora. Vedete ragazzi, Fei risente molto dell'influenza del Linno. A quanto pare eppure lo scrutatore riesce a resistere, essendo anche lui un codificatore. Sono qui, sono ancora con te. È bello sentire la tua voce. Quando sei, dovresti andartene. Esci dalla tempesta. No, non ti lascerò da solo. Avvicinati all'abbattitore. Posso disattivarlo. La tempesta peggiore a vista d'occhio. Devi fare in fretta. Questa rivalità è proprio tra noi e lo scrutatore. Non trova mezzi, diciamo. È particolare, non so per quale motivo ce l'ha proprio con noi e non se la prende particolarmente magari con Fei, con Alok o con tutto insomma gli specialisti. Ha giocato con il fuoco e si è bruciato. Tipico, dovrai silenziarlo per raggiungere il cenotafio. Eki, ti servirà. Non preoccuparti, Fei, ci faccio io. Che miseria, che brutte. Oddio mio. Anche queste furie, ragazzi, sono brutte e forti. Praticamente, da quello che ho capito, sono una sorta di esperimento mal riuscito da parte del dominio di controllo del Linno. Solamente che sono veramente, ma veramente brutte. E anche fastidiose. Guardate quanta vita tolgono, porca miseria. Nemmeno mi sono accorto che mi sta lasciando tutta la vita. Ok, furie gangbangate male. Ok, sono al centro della tempesta. Owen aveva ragione. Lo scrutatore ha collegato un macchinario al cenotafio. Vediamo. Posso comunicare con lui? La sua mente è un libro aperto. Scopri il più possibile. Mai visto niente del genere. Blocca il mio accesso al manufatto all'interno. Linno mi sta chiamando. Forza, Fei, ti prego. Questo è il cuore della furia. Ho bisogno di te. Fei. Mi avrai anche battuto, ma io silenzierò il cenotafio. Aspetta, non è qui. Lo scrutatore è morto. Raga, ma che figata! Che figata! Proprio fico! Guarda quanta vita c'ha! Posso ancora plasmare il mondo con il fuoco. Sì, vabbè, cioè, in realtà sembra avere meno vita di un titano, perché probabilmente farà il triplo del danno, raga, appunto. Struggi quei cosi prima che esplodano! Presto!
porca miseria. Ok ragazzi, ho mutato i crocchi, scusate ma non mi fa entrare in party, quindi dovrete un attimo sopportare il livello del gioco così alto, il volume del gioco così alto. E è fichissima ragazzi, sta boss battle, è veramente qualcosa di spettacolare, a parte il rumore che minchia mi sto rincoglionando le orecchie. E qua è zona libera. Cammi serio, zona libera un cazzo. Bisogna, cioè, raga, ma come ha fatto lo scrutatore a diventare un tutt'uno con l'ino? Mademma, brutta sorta. Cioè, è riuscito a raggiungere un livello di sintonia tale da controllare completamente il potere dell'inno. Essere lui stesso il potere dell'inno. E niente, porca però. Ok, ogni step è un elemento, diciamo, porca miseria. Quelli assoluti controlla il l'acido. La tempesta, il cenotafio e lo scrutatore sono interconnessi tra di loro adesso. Spero che i miei scudi resistano all'acido. Ragazzi, scusate per il volume che penso sia alzato molto in realtà da prima, solamente che non so per quale motivo mi è uscito dal party, quindi non so come abbassarlo al momento. Mi sta facendo piuttosto male. Ok. No, ok, un cavolo. Ok, super. Vai, mezza vita è tolta. Alok, vei, ditemi che si sta indebolendo. Il cenotafio, il suo potere è fuori controllo. Hai una buona notizia. La tempesta si sta intensificando. Bisogna fare presto. Adesso ci butta giù la tempesta. Beh, mi ha spunato un po' sul culo. Certo ragazzi, che tecnicamente è fatto veramente bene sto coso. Cioè guardate quanto è figo. Sta elettrificando il terreno. Vabbè. E qui cambia. È morto? Non so cosa sia successo ragazzi. Non l'abbiamo ucciso ma a quanto pare è morto. Fei! Cosa ci fate qui? State bene? Hai visto? Era collegata con lo scrutatore. Sono codificatori. Sa cosa fare. Come sta? Non lo so. Non bene. Di certo sto meglio di te. Alok! Lascia stare. Le interferenze dell'inno mi hanno bloccata. Devo arrivare a quella macchina. Ti aiuto, Fei. Non c'è più tempo. Riesco a sentire l'inno. Che cosa facciamo? Catalizzatori del dominio. Per arrivare al cenotafio devo avvicinarmi all'inno, come lo scrutatore. Finché puoi. Avanti. Vai. Ora basta. Staccati. Stai bene? L'ho sentito, ma l'ho lasciato andare. Fei, è fatta.
È fatta? No, piano piano. E adesso? Niente. Hai detto solo uno. Non è vero. Oh sì, io c'ero. Sei stato molto chiaro. Ecco, allora voglio rinegoziare. E chi aggiusterà il mio vettore? Credo intenda il nostro. Ne dubito. Aiutatemi a sistemarlo. E vedremo. E quindi ragazzi abbiamo ufficialmente finito questa nostra avventura su Anthem. Finale ragazzi, così molto rapido, molto veloce. Secondo me ci sono ancora un sacco di cose aperte. Owen innanzitutto che fine ha fatto, cosa farà, lo rivedremo. E poi questo scrutatore che si è fuso con l'inno e ha fatto questo casino abnorme, l'abbiamo buttato giù. Insomma, secondo me manca ancora qualcosa, come per esempio il fatto che Faye si è entrata così in contatto con l'inno eppure l'abbia lasciato andare. Secondo me questa cosa la rivedremo più avanti. Io ora salterò tutta questa roba perché non ho voglia di vederla. Ehi. Ehi, specialista. Yarrow. Novità dal dominio? Lo scrutatore è morto, ma continuano a combattere. Ne parliamo dopo, d'accordo? Ricevuto. Quei bastardi non mollano la presa. Ce l'avete fatta. Bel lavoro. Certo che sì. Ne dubitava? Grazie. Bisogna festeggiare. Facciamoci una bevuta. Ma non parliamo di lavoro. Ce l'hai con me? Ok. Mi concedi un minuto? Posso parlarti del mio vettore? Sai, ho grandi piani. Dammi almeno 5 minuti di pace. Niente vettore, niente inno, niente manufatti e niente contratto. C'è qualcosa che dovete vedere. Ti presento il Grand Maestro Adams. Sei entrato a Liberalia. Hai silenziato il cenotafio. Con un po' di aiuto. Ma certo, forti da soli, invincibili insieme. Ti mostro una cosa. L'abbiamo trovato al confine orientale. Ha ucciso due nostre squadre prima che lo abbattessimo. Aveva una mappa della regione. Urgot, hai presente? Da storie e dipinti. Ma hanno abbandonato Bastion da tempo. Potrebbe trattarsi di un esploratore solitario, ma anche di qualcosa di più grosso. I Corvus temono che la morte dello scrutatore ci abbia resi vulnerabili in punti che non abbiamo mai considerato prima. E ci rivolgiamo a voi perché avete dimostrato di essere qualcosa di speciale. Ma non divulgate la notizia o scatenerete il panico. Certo. Bene. Ne riparleremo. Quindi ragazzi, la minaccia degli Urgot è tornata. Ve l'avevo detto che sarebbe successo qualcosa. Raccogli l'eredità del generale Tarsis. Crea la tua leggenda completando contratti, superando sfide, esplorando roccaforti e facendo scoperte in gioco libero. Preparati ad affrontare il pericoloso mondo di Anthem. Quindi l'avventura inizia qui. Abbiamo sbloccato roccaforti aggiunte. Va bene, abbiamo nuova roba. E ragazzi, questo è l'inizio dell'endgame. Abbiamo sbloccato le sfide dei legionari. Abbiamo sbloccato i contratti ripetibili. E abbiamo sbloccato la difficoltà Gran Maestro, che sarà bella tosta. E poi la vedremo meglio. E io adesso ragazzi direi che apprendi la storia del generale Tarsis. Sì, questa la voglio assolutamente vedere. Parliamo con il bardo per scoprire di più sul generale Tarsis e sui legionari. Quindi alla fine sei davvero tu? Immaginavo potessi esserlo. Hai parlato con il Gran Maestro? Gli ho parlato, sì. Che sta succedendo? Ti sei fatto notare. Aprire le porte della fortezza dell'Aurora. Niente male. Ma raggiungerne il centro. Ad Antium si sono messi in moto 1000 ingranaggi diversi quando l'hai fatto. Che cosa intendi? Qualcuno ad Antium si è mostrato interessato a quello che stavo facendo. Intendo che nel palazzo si sono letteralmente messi in moto degli ingranaggi.
Ardenvassa aveva costruito un dispositivo in grado di avvertire se fosse emerso un lanciere all'altezza. L'ha saputo mezza città. Sono senza parole. Non me l'aspettavo. Ora parecchi occhi ti stanno osservando, chiedendosi cosa farai. Sì, beh, non sono gli unici. In questo caso posso esserti d'aiuto. Suppongo sia ora di presentarmi come si deve. Sono il narratore, nonché custode della tradizione della Legione dell'Aurora. La Legione non c'è più. Si è sciolta secoli fa. I lancieri hanno abbandonato il cammino, questo è vero. Ma qualcuno è sempre stato incaricato di tenere in vita la Legione. Ardenvassa ha lasciato pronti quegli ingranaggi per un motivo. La via del legionario è rimasta in attesa, così come le porte della fortezza dell'Aurora, di un lanciere all'altezza. Ho la sensazione che tu stia per offrirmi un contratto, o più di uno. Non un contratto né un lavoro. Una sfida, se vogliamo. Conosci le storie del generale Tarsis, ma conosci anche quelle del suo più fidato consiglio? So i loro nomi. Erano in storie per bambini, ma non credo sia quello che intendi. Dovresti conoscere chi ti ha preceduto nel cammino. Al culmine dell'Aurora, innumerevoli lancieri si radunavano sotto lo stendardo del generale Tarsis. Veniva dato un posto a chiunque fosse sufficientemente coraggioso da combattere. Ma alcuni di loro non erano semplici lancieri. Erano i compagni giurati di Tarsis. Intraprendevano il cammino al suo fianco. Si chiamavano legionari. Durante le prove anche Ardenvassa ha detto qualcosa a proposito di intraprendere il cammino. Hai aperto le porte, ma non è abbastanza per superare le prove. Devi continuare il tuo cammino, giorno dopo giorno. Ardenvassa, costruttore del primo strale, primo imperatore. Sanadin, la cui prontezza ha ispirato i Corvus. Midderon, Magna Strahl e Liatrell l'Incrollabile. Avevano tutti una cosa in comune. Condividevano gli ideali di Elena Tarsis. E vuoi che lo faccia anch'io? Segui i loro passi. Diventa un legionario. Sono tanti gli occhi che ti osservano. Se ci riuscirai, se farai rivivere la via del legionario, forse i giorni di gloria della legione sono solo all'inizio. Vabbè ragazzi, io con questo spunto vi lascio. Ho sbloccato le storie del generale Tarsis. Ora puoi affrontare entusiasmanti sfide nello spirito dei suoi fedeli legionari. Quindi ragazzi, questo era il Warcraft di Anthem. Se il video come anche la serie vi sono piaciuti, lasciate like, commentate, condividetelo, ditelo a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è tra l'issima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao!